Alessio e Giovanna Giordano. Cinzia Alessio è torinese, dopo la maturità classica si è laureata in lettere e in indirizzo storico, ha insegnato nelle scuole medie inferiori e superiori e guida turistica, è coautrice di tantissimi volumi ed è la fondatrice del gruppo torinese Se non ora quando. Giovanna Giordano, una delle fondatrici. Giovanna Giordano è torinese ma anche canadese. Dopo la maturità classica si è laureata in scienze dell'informazione, dopo anni di lavoro in grandi aziende in Canada sulla telecomunicazione ha pubblicato Maledetta informatica. A voi la parola e grazie di essere qui a raccontarci dell'informatica femminile. Che cos'è questo libro che abbiamo scritto insieme? L'unione di competenze differenti, la mia, l'interesse per la storia e per la storia di genere, cioè la storia delle donne, e per Giovanna l'interesse della storia di genere delle donne e soprattutto le sue competenze informatiche. Il tutto è nato durante una passeggiata in montagna, noi chiacchieriamo molto, lei aveva già fatto una serie di presentazioni relative a personaggi dell'informatica. Io ho scoperto che esisteva la Dolores Day grazie a Giovanna qualche anno fa e abbiamo deciso di scrivere insieme questo libro che appunto racconta delle storie sconosciute o poco note, che sono storie di donne che hanno fatto, veniva già detto prima nel primo intervento che è stato fatto, raccontano come l'informatica abbia una componente fortissima femminile, ma che non è conosciuta. Non è conosciuta perché non è narrata, come tutte le cose che non vengono raccontate, non vengono nominate, ovviamente poi non si conoscono. Quindi il nostro libro nasce proprio da questa volontà di narrare delle storie poco note. Esatto. Allora, i personaggi sono tantissimi. Siamo qui perché, vabbè, di Ada si è già parlato, ne ha già parlato prima lei, famosa per essere la figlia di Lord Byron, anche se, e qui va detto, lui scrisse una bellissima poesia per la nascita della figlia, peccato che la madre fu costretta a scapparsene di casa con la bambina di un mese, perché lui è grande poeta, ma per altri versi, insomma, proprio non un modello di paternità, di genitorialità responsabile, come diremmo oggi. Non solo Ada, ma Ada è sicuramente un punto di riferimento in un passato molto lontano, in un passato dove le donne non avevano possibilità di sviluppare certe competenze, soprattutto... Ma direi due cose su Ada. Sì. Direi due cose, aggiungerei non tanto sulla storia di Ada, ma quanto su qualcosa che dobbiamo ad Ada, e in particolare qualcosa che abbiamo visto l'altro ieri con molta emozione. Siamo state intervistate dalla RAI all'Accademia delle Scienze e abbiamo visto le schede perforate che erano quelle usate da Charles Babbage, insomma, del metà 800, ed erano l'invenzione delle schede perforate che sono state usate per codificare i programmi, quindi per insegnare ai computer a fare delle cose, sono durate fino agli anni 80 e abbiamo visto questi esemplari proprio all'Accademia delle Scienze, grossa emozione, gli scritti originali di Charles Babbage, il testo di Menabrea in francese e queste schede di vari formati in questo ambiente, ecco, l'invenzione delle schede perforate, l'intuizione soprattutto, questa è stata utilizzata all'epoca, è una cosa che si deve ad Ada. Così come si deve ad Ada, non solo il primo programma per calcolare i numeri di Bernoulli, che se qualche matematico sa cosa sono, ma anche si deve ad Ada l'intuizione assolutamente geniale, che era solo sua, del fatto che un calcolatore sarebbe stato in grado non solo di trattare grandezze numeriche, come pensavano gli uomini, no? Questo farà delle equazioni differenziali difficili. Lei capì che avrebbe trattato delle grandezze, che avrebbe potuto trattare delle grandezze che non erano per loro natura numerica, ad esempio dei suoni o delle immagini.
Quindi in qualche maniera aveva intuito un futuro multimediale, perché aveva capito che con un calcolatore si sarebbe anche potuto mandare le fotografie via WhatsApp, cioè in qualche maniera. Sì, partendo sempre da Ada, dobbiamo anche ricordare che sarà solamente molto tempo dopo, così come la macchina di Babbage sarà poi realizzata tempo dopo, sarà poi solo molto tempo dopo, dopo tutte le scoperte legate anche agli studi in ambito militare durante la Seconda Guerra Mondiale, che verranno poi realizzati quelli che noi chiamiamo computer a tutti gli effetti. Comunque questa storia è ricca di personaggi femminili che, come si diceva, molto spesso sono sconosciuti. Personaggi femminili che hanno sfidato le convenzioni, che hanno sfidato i luoghi comuni. Nelle storie di queste donne, che sono molte, soprattutto per quelle più anziane, quelle nate a fine 800, ma fino agli anni 30 e 40, nelle biografie di cui io mi sono occupata, perché Giovanna si è occupata della parte più tecnica, ovviamente, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato la difficoltà iniziale, addirittura la beffa per le prime, per poter frequentare, accedere a università che erano considerate maschili, l'ingegneria, la matematica, l'informatica non esisteva ancora. Negli Stati Uniti verrà attribuito il primo dottorato in informatica nel 1964, quindi insomma in anni molto vicino a noi. Quindi questa sfida di questi luoghi comuni, la prima ingegnera che viene... Attribuito a una suora, il primo PhD MIT, adesso, in informatica fu attribuito a una suora. In questo così carrellata attraverso la storia arriviamo proprio agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Computer inizialmente non indicava la macchina, che si chiamava computer. Le computer erano queste signore, erano delle calcolatrici umane che vengono assunte in massa dall'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo Pearl Harbor, quando gli uomini vanno a combattere, e le donne ovviamente, è una storia che si ripete, c'era già stata durante la Prima Guerra Mondiale, ma questo è un altro argomento, vengono chiamate e sono chiamate proprio computer. Alcune di queste poi dopo la guerra verranno mandate a casa, altre continueranno a lavorare ad esempio in questo progetto che è il progetto americano per il primo grande elaboratore. Queste signore, queste fotografie che voi vedete vengono scoperte, riportate alla luce negli anni 70 perché una storica americana inizia ad indagare sul ruolo delle donne. Gli anni 70 sono gli anni del femminismo, che non è una parolaccia, ma siamo qui e votiamo grazie alle femministe. Trova queste fotografie e comincia a chiedere in giro chi sono queste signore. Le viene risposto che sono delle modelle e sono state messe lì per abbellire, addolcire la fotografia. Queste signore hanno tutte un nome e sono delle scienziate, erano delle matematiche, delle ingegnere, delle scienziate che lavoravano al progetto ENIAC. Noi abbiamo diviso, come si fa andare avanti, ecco, scienziate, ecco, vabbè, questo è un personaggio. Ieri ho fatto una lezione, ieri mattina ho fatto una lezione in una scuola superiore e ho chiesto come immaginavano, uno dice, persone che si dedica all'informatica come le immagini, e mi dicevano ma lì sul computer, gli occhiali spessi, e poi ho fatto vedere questa fotografia. Questa signora era la donna più bella del mondo, era austriaca, si chiama Hedy Lamarr, era austriaca ed era scappata, aveva studiato ingegneria ed era scappata dall'Austria durante il periodo nazista. Ed è andata in America ed era talmente bella che ha avuto la sfiga che era subito che l'ha scritturata a Hollywood e quindi non poteva fare l'ingegnere perché doveva fare l'attrice. Era proprio considerata la più bella, aveva avuto 7 mariti. Vita tormentata. Aveva avuto una vita anche tormentata per tanti mesi. Però era così, è quella che ha fatto il primo film di nudo, che tra l'altro sarà proiettato a Torino a novembre, c'è cioè una versione restaurata, sarà proiettata a Torino. Il primo film dove si vede una schiena nuda. Al buio. Integrale. Grande scandalo, Venezia 34. E allora, dato che era così impegnato,
impegnata a fare questi film da gran diva, solo nel tempo libero poteva dedicarsi all'ingegneria. E grazie a un'amicizia con un musicista, avevano studiato un sistema per la trasmissione, ispirandosi anche a tutta la propagazione del suono, a una trasmissione, a un sistema per propagare le informazioni in assenza di fili. Quindi, in qualche maniera, lei è la bisnonna del wireless. C'è stata una complicata storia di brevetti, per cui per molti anni non è stato adottato, il sistema non è stato adottato dagli Stati Uniti d'America, se non durante lo sbarco a Cuba, quando era appena scaduto il brevetto. Quindi c'è stata, però lei è quella che ha messo le basi del wireless. E a lei dobbiamo qualcosa se oggi andiamo così, insomma, in giro senza fini. Poi magari abbiamo organizzato, questa è la presentazione che abbiamo portato alle scuole con questo montaggio. Allora, abbiamo parlato di matematiche ad Aloles, abbiamo parlato di studiose, abbiamo parlato di un'attrice. Tra queste signore ci sono due premi Turing, che sono tutte e due matematiche. Il premio Turing è il premio Nobel per la matematica, equivalente al premio Nobel, però i loro nomi sono praticamente sconosciuti, queste di epoche differenti. E di formazione, perché questa è l'altra caratteristica interessante che caratterizza tutte queste donne, il fatto di avere una formazione scientifica, ma non solo. Lei di formazione è una linguista, è stata una allieva non diretta di Wittgenstein, è una studiosa che viene assunta a Oxford proprio per le sue competenze in ambito linguistico, e è la fondatrice della linguistica computazionale, quella che porterà alla realizzazione, Giovanna correggimi se mi sbaglio sul tecnico, alla realizzazione di quei programmi che con la loro evoluzione hanno poi permesso di realizzare ad esempio i traduttori che forse tutti utilizziamo sul computer, oppure quei programmi che quando noi cerchiamo qualcosa con Google, altra vicenda che ha una donna come protagonista, e scriviamo delle parole sbagliate, sotto ci scrivono "forse stavi cercando", no? Quindi un qualcosa che noi utilizziamo tutti i giorni, ma che non sappiamo abbia avuto un'origine al femminile. Ingegnere, qui ce ne sono moltissime, questa ad esempio è la prima, nata nel 1883, la prima laureata in ingegneria negli Stati Uniti, e non fu facile per lei ovviamente frequentare l'università. Quasi tutte le storie di queste donne hanno un altro elemento comune: sono state fortemente spinte dai genitori, soprattutto dalle madri. Nella sua biografia abbiamo visto come alla madre fossero stati impediti degli studi di tipo scientifico, e quindi lei avesse fortemente spinto per fare in modo che questa ragazza continuasse. Questo è un personaggio dell'anno, avrebbe dovuto essere. Quanti di voi hanno sentito il nome di Margaret Hamilton quest'anno? Due, magnifico, tre. Allora, quest'anno abbiamo sentito in tutte le salse la storia della conquista della Luna. Nel luglio del 1969 gli astronauti arrivano sulla Luna. Ma se, come poi abbiamo scritto, gli astronauti sono arrivati sulla Luna e non abbiamo tanti pezzettini d'astronauta sparsi nello spazio, il tutto è dovuto a questa signora, a questa Margaret Hamilton, che diventa la direttrice del programma di software di bordo per le missioni Apollo. E lei aveva proprio nel suo metodo di lavoro sempre la necessità di verificare che quello che veniva realizzato, quindi che il programma, fosse a prova d'errore. E qui lo racconta lei stessa, le era successo, lei aveva una figlia piccola, era da sola, lavorava in questi laboratori e spesso si doveva portare la bambina al seguito. E un giorno, mentre stava lavorando, questa bambina
tocca qualcosa che manda in tilt il programma. E lei intuisce che se una bambina accidentalmente ha bloccato un programma, questo poteva succedere anche mentre si era in orbita, mentre si stava facendo una missione di particolare. È morto il microfono, sì, ma posso parlare anche così. E quindi chiede alla NASA di poter aggiungere al suo programma di lavoro anche delle ricerche per poter verificare, no, l'impossibilità dell'errore, però le viene negato il finanziamento. Lei continua lo stesso. E che cosa succede? Forse ve lo ricordate perché l'abbiamo visto. Quando gli astronauti arrivano a 3 minuti dall'allunaggio, il computer di bordo va in tilt perché sta ricevendo troppe informazioni, ma lei aveva studiato un sistema che a fronte di questo problema di eccesso di carico di, io le chiamo informazioni, il computer disinserisse quelle non necessarie alla funzione primaria, che in quel momento era l'allunaggio, e quindi da terra a questi signori viene risposto andate pure, e loro arrivano. E quindi se il primo uomo è andato sulla Luna, dobbiamo ringraziare Margaret Hamilton. Ecco, pensavo che un altro tratto, Cinzia giustamente ha detto che un tratto che contraddistingue queste donne è di essere state supportate dalla famiglia. E l'altro è avere una formazione non esclusivamente di tipo tecnico, questo lo ritroviamo in molti casi. Aggiungerei anche che erano tutte donne con molto coraggio, con molta voglia di andare avanti comunque, sbattendosene allegramente di tante storie. Non volevo far vedere, ecco, sto cercando. Allora, mi veniva in mente quella signora sotto che si chiama Parisa Tabriz, una ragazza giovane, che è una esperta di sicurezza, di cyber security, di sicurezza informatica, che prende, osservando la mania che hanno gli uomini di avere dei biglietti da visita con un sacco di titoli, director di qui, vice president di là, manager di su di giù, si è fatta stampare un biglietto da visita in cui ha scritto principessa degli hacker, e usa quello, e con questo va, ma questa sotto era Sofia, quella è una studiosa di microprocessori nata Roger. E se vogliamo parlare di persone che avevano voglia di andare al di là delle regole imposte, Grace Hopper si arruolò nella Marina americana perché nel 1942 lei aveva già 30 passanni, ma voleva fare qualcosa di positivo per il suo paese, oltre che fare la professoressa di matematica a New York, si arruolò in Marina, ma era vecchia, piccola e magra. E quindi su una nave non la mettono subito, la metteranno poi molto dopo. Ma dato che avevano deciso di costruire un computer, da una parte nell'esercito c'erano le ragazze dell'ENIAC, in Marina c'era questo, hanno detto vabbè, visto che sei brava in matematica, vai a attaccare al computer. E lei è una che fece dei lavori importanti nella concezione del primo sistema operativo e di un primo linguaggio evoluto che è il COBOL, che è usato ancora oggi, perché capì che non si poteva avere un grande sviluppo nei computer se non si adottavano dei linguaggi più semplici per gli umani, perché a quel tempo bisognava programmare usando il linguaggio della macchina, che è molto ostico e richiede giustamente per una macchina e non per degli esseri umani. Quindi inventò il primo linguaggio più vicino a quello umano, il COBOL, e il relativo compilatore, cioè un programma in grado di tradurre il linguaggio umano da quello del calcolatore. E a lei si deve anche il termine bug, che bug significa insetto, e il termine viene usato e tradotto malamente in italiano con baco, quando il programma ha un malfunzionamento, no? Se c'è il programma un baco, c'è un baco alla riga 337, perché un giorno in cui il programma non funzionava, il computer non funzionava, lei andò a ravanare nelle schede e trovò quella falena che mise nel diario di bordo, e
di lì venne il termine Baku, però lei era una appunto che diceva la mia nave in porto è sicura, ma le navi non sono fatte per andare, per stare in porto, andate, affrontate il mare, per mare aperto. Quindi sono tutte donne che hanno dei tratti di coraggio notevole. Possiamo ci sono anche donne sono date da fare per altre donne, per esempio c'è Anita Borg che ha fatto tutta una rete di sostegno, molto, ma tra l'altro molto giovane, di tumore. Anita Borg era una ricercatrice, non credo più sono MIT o da Harvard, sì, ce l'abbiamo, donne che aiutano le donne. E lei è una di quelle fece gli studi sulla mail, fece studi nei primi tempi di internet sulla mail e poi creò un sistema che si chiama Sister, con la scritto con la Y, Sisters, che è tuttora vivo, ci si può iscrivere, che è una mailing list di donne, fece una grossa rete di supporto alle donne nelle discipline STEM. Quest'altra ha una storia. Lei non è, ecco, alcune sono delle scienziate, sono delle informatiche pure, delle ingegnere. Questa ha una formazione giuridica, è un'avvocata di origine indiana, con un altro elemento comune. Molte di queste hanno delle storie molto difficili. Edith Lamarr fugge dall'Europa in guerra perché è ebrea, altre sono figlie, nipoti di emigranti. Lei anche, i suoi genitori erano indiani, erano due ingegneri indiani che lavoravano in Uganda ai tempi di Amin, fuggono con le bambine piccole, arrivano negli Stati Uniti, lei diventa avvocata, partecipa alla campagna elettorale di sostegno, democratica, a sostegno di Kerry, poi sosterrà la Clinton e poi sarà la rappresentante del suo distretto per la campagna di Barack Obama. E in questo periodo lei si occupa di scuola e di formazione scolastica dei bambini nelle fasce della scuola, quella che noi chiamiamo primaria e secondaria di primo livello. E che cosa scopre? Beh, scopre che, parliamo di scuola pubblica, che in alcune scuole i bambini hanno a disposizione computer, attrezzature fantastiche, in altre assolutamente no. E scopre anche che, a parte la fase iniziale, i primi due anni di scuola, a partire dai 7-8 anni i bambini e le bambine sviluppano, ma condizionati da modelli culturali, atteggiamenti diversi nelle discipline scientifiche o di altro genere. Quindi si inventa un programma che inizialmente è un programma di 6 settimane per 8 scuole negli Stati Uniti, che quindi raccoglie un centinaio di ragazzine, e lo intitola Girls Who Code, ragazze che codificano, ragazze che si dedicano appunto al calcolo, alla matematica. Adesso è un programma che è diventato un programma mondiale, sono stati scritti tutta una serie di libri destinati proprio alle, non solo alle ragazze, ma soprattutto alle ragazze, per, attraverso degli esempi virtuosi di donne che sono diventate astronaute, scienziate, che hanno avuto un ruolo importante, colmino quella differenza, insomma osino ad essere più coraggiose. Il suo motto è: imparate a non essere perfette, ma siate coraggiose. Degli studi internazionali hanno dimostrato come, ad esempio, le donne, quando rispondono alle domande di lavoro, quando mandano un curriculum, il loro curriculum è molto difficilmente diverso da quello che è richiesto nella lista di lavoro. Cioè risponde a circa non meno dell'80% delle richieste. Curriculum maschili, che vengono poi analizzati, molto spesso non arrivano al 50% di correttezza, potremmo dire. E questo che cosa vuol dire? Che c'è poco coraggio. Quindi il suo programma è un programma che vuole essere uno stimolo, un invito alle ragazze a osare, un invito a osare anche a iscriversi, a togliere quegli stereotipi che dicono che la matematica non è una materia per le ragazze. Pensate che grazie proprio
alcune donne che partecipano a questo programma, la Mattel, che è la casa produttrice della Barbie, ha dovuto ritirare dal commercio una Barbie di quelle parlanti che dicevano che la matematica non è la matematica è troppo difficile, no? Quindi sono piccoli, no, riferimenti che però poi a lungo andare scavano delle voragini e quindi fanno sì che ci siano queste diseguaglianze molto forti. Ecco, forse direi concludiamo così lasciamo tempo agli altri. Il nostro libro che cosa vuole essere? Vuole essere un testo divulgativo, ovviamente, che racconta storie di donne che attraverso la competenza, lo studio, che sono gli elementi fondamentali, soprattutto in questi tempi dove il millantato credito è molto di moda, comunque la competenza, lo studio, la determinazione e il coraggio sono fondamentali e possono costituire degli esempi virtuosi per le nuove generazioni, non solo per le ragazze, ma anche per i ragazzi.